Sì, l'agroalimentare è un settore fondamentale per la nostra economia. Anche in questi anni di crisi è un settore che invece ha avuto anche punte di crescita. Ci vuole più innovazione però, ci vuole più ricerca, ma soprattutto ci vuole tanta, tanta legalità. Un settore in espansione, un settore conosciuto nel mondo per la sua qualità, non può avere anche questa caratteristica di legalità diffusa attraverso anche il caporalato, che è davvero inaccettabile in un paese civile. Tanta innovazione e anche tanta sperimentazione. Noi abbiamo avuto dei giovani straordinari che in questo settore, in questi anni, hanno avuto esperienze molto molto positive. Vanno incrementate, vanno sostenute, perché davvero è un elemento di futuro indispensabile per il nostro paese. La Puglia è una regione strategica a livello nazionale dal punto di vista agricolo, agroalimentare. Ovviamente siamo qui anche per riflettere sulle innovazioni necessarie da apportare per la qualità del lavoro agricolo e per lo sviluppo del settore. Secondo me in questi anni abbiamo fatto dei passi in avanti importanti, naturalmente abbiamo dovuto gestire anche dei problemi e delle emergenze non di poco conto, e in Puglia sapete bene a cosa mi riferisco, il tema della xylella, ma in generale credo che il modello di sviluppo italiano possa appoggiare sempre di più sulla chiave agricola agroalimentare, e nell'interesse del paese noi stiamo cercando di spingere il più possibile per favorire la nascita di imprese e spingere il più possibile per lo sviluppo agricolo e agroalimentare italiano. Il problema xylella, sta avanzando il batterio, sta arrivando nel nord, mi sembra è arrivato, che cosa state facendo? Soprattutto superare anche l'impasse con l'Unione Europea, pensiamo al divieto del reimpianto per esempio. Non c'è nessuna impasse con l'Unione Europea sul divieto di reimpianto, perché per fortuna, come sapete, qualche settimana fa si è definitivamente assestata una scelta che ci consentirà il reimpianto. Così come è importante, secondo me, che l'Europa abbia compreso che sugli alberi secolari non malati ci sia un meccanismo di tutela. Credo che tutti noi dobbiamo essere sempre concentrati al massimo sulle attività di intervento emergenziale. Come sapete, queste attività oggi stanno in capo a Regione Puglia. Siamo usciti dalla fase della gestione emergenziale nazionale e siamo entrati nella fase della gestione ordinaria della Regione.